Buon pomeriggio e vista l'ora, buon pranzo cari amici. Bene, finalmente una bella notizia. Esame modulo 4 patente europea del computer superato con 70%, quindi magari giusto giusto al margine due errori rispettati, ma penso in bene perché può darsi che se sta un altro errore lo sbagliamo, però l'importante invece è averlo superato. Veniamo all'anteprima della puntata odierna di Friday Night SmackDown, dove nella serata americana di oggi l'unica cosa certa ufficializzata dalla puntata è un 3 contro 3. Tra tutti coloro che si sfideranno nella gabbia per decretare lo sfidante number one al titolo universale detenuto da Roman Reigns proprio nello stesso pay-per-view di questa domenica, Elimination Chamber, con ricordiamo pre-show a partire dalla mezzanotte, diretta sui vari canali social gratuitamente. E poi visibile ovviamente in maniera legale sul WWE Network a partire dalla 1. Quindi Kevin Owens, Daniel Bryan e Cesaro affronteranno Jey Uso, King, Baron Corbin e Sami Zayn. 3 contro 3. Ma facciamo un piccolo pezzettino indietro. Qui la regia ci aiuta un po'. Come sapete, il giovedì attualmente, già da un bel po' di tempo, si svolge la puntata settimanale di NXT UK e in quella di ieri abbiamo avuto la sfida valida per il trofeo NXT UK Heritage Cup tra Egid e Shawn Samus, che ha visto il campione del trofeo Egid confermarsi tale vincendo per 2 round a 1. Ben Carter ha battuto Josh Morrell per schienamento. Annuncio tra 2 settimane la campionessa massima femminile del compartimento UK di NXT, Kyle O'Reilly, difenderà la cintura contro Mayuko Satomura in quello che sicuramente si presume sarà tra 2 settimane, il match che chiuderà ovviamente quella puntata settimanale. E chissà che Mayuko Satomura possa detronare l'O'Reilly dalla cintura. Danny Luna ha battuto Aleah James per schienamento. Rampage Brown, che un po' ha visto le sue caratteristiche, parlo di estetica, mi assomiglia quasi a un tempo quello che fu A-Train, che ha battuto Joey Coffey nel match finale della puntata di ieri per schienamento. E niente, poi il resto, beh, sapete, domani, insomma, il video consueto per quanto riguarda la recensione di SmackDown con la card pressoché dovrebbe essere definitiva del Pay-Per-View Elimination Chamber 2021. Quindi io vi saluto a voi tutti. Di nuovo buon pranzo, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, domani ovviamente, e vi saluti, frecte, ciao!